Ciao a tutti amici di eximardura.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Se nelle scorse settimane vi avevamo proposto l'unboxing e la recensione scritta della Tesoro Excalibur RGB, quest'oggi vi proponiamo dunque l'unboxing e a seguire la recensione scritta della Tesoro Excalibur Spectrum, che si differenzia dal modello precedente per una retroilluminazione singola di ogni tasto. Infatti, come possiamo vedere da questa immagine illustrativa sulla confezione, avremo la possibilità di impostare un singolo colore per ogni tasto, quindi magari potremmo fare lo spazio di un colore, l'invio di un altro e così via. La confezione ci riporta appunto il modello esatto della tastiera. In basso a destra troviamo le caratteristiche principali del prodotto, che sono appunto riportate nel retro della confezione su una immagine illustrativa completa della tastiera. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. All'interno della confezione troveremo un classico opuscolo con elencati tutti i prodotti attualmente a listino della Tesoro Technology, un piccolo opuscolo con il manuale per utilizzare al meglio la tastiera riportato in diverse lingue, una piccola warranty card che ci servirà per avvalerci della garanzia, ed infine la tastiera. Come possiamo vedere, la tastiera a livello estetico non si differenzia assolutamente dal modello precedente. L'unica funzionalità, caratteristica che caratterizza appunto il modello Spectrum è, come abbiamo detto, la possibilità di personalizzare ogni singolo tasto sulla tastiera con un colore differente. Questa caratteristica ve la mostreremo in un successivo video, che comunque posteremo nella recensione scritta sul nostro sito. Come sempre abbiamo una tastiera full layout dotata quindi di tasti per la digitazione più tastierino numerico. Troviamo i tasti funzione che sono adibiti sia a un controllo multimediale sia allo switch dei profili, mantenendo premuto il tasto FN che è caratterizzato sempre dal logo della Tesoro. Quindi premendo FN più PF1 a PF5 avremo la possibilità di impostare vari profili sulla tastiera, che potremo personalizzare sempre tramite il software di gestione della tastiera stessa. Inoltre, la Tesoro ci permetterà di avere un key rollover completo o a 6 chiavi tramite la pressione del tasto FN più il tasto del o il tasto inserimento. In questo modello che abbiamo ricevuto dalla Tesoro abbiamo i switch di colore rosso, precisamente i Kyle, che ormai sono impiegati praticamente su tutta la lineup dei prodotti della Tesoro, come possiamo vedere. Troviamo di sopra anche un LED che si illuminerà del colore che sceglieremo poi tramite il software di gestione. Ok. Nel retro della tastiera troviamo un layout come sempre spartano, troviamo semplicemente dei piedini con dei piccoli rivestimenti in gomma che ci permetteranno di fissare al meglio la tastiera quando l'avremo in posizione rialzata. I piedini in gomma sono presenti anche nella parte bassa della tastiera e sopra i piedini stessi. Inoltre il cavo di collegamento è rivestito in treccia di tessuto e il connettore USB è placcato in oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta e il video per la retroilluminazione personalizzabile sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.